Delle nostre vibrazioni interiori, perché un artista deve avere vibrazioni interiori per poter creare e stendere sulla tela ciò che, insomma, che sente. A me mi capita, perché io, ecco, sono, voglio anche ribadire il fatto che sono un artista autodidatta, non ho mai studiato l'arte, non ho mai fatto un'accademia dell'arte, non ho fatto manco un corso. Diciamo che questi sono tutti i miei quadri, un po' qua, tutto ciò che vedete, dei fiori, primavera, tutto ciò. Insomma, io vedo il quadro prima di farlo. Allora, immagino le sfumature, i colori, e poi vado subito a farlo, perché poi se non, non riesco a dipingere di giorno, in modo più assoluto, io dipingo solo e esclusivamente di notte. Di giorno faccio poche cose, aggiungo poco. Però ecco, vedo un quadro, allora dico sfumature, colori, mille colori, quindi tutto ciò che vedete qua è il frutto della mia fantasia, della mia immaginazione prima di essere dipinto. E che dire, sono molto emozionata. Questo è un omaggio a te, intanto, questo fiore. Grazie, grazie mille. Anzi, volevo dire che Brindusia, nel mio paese, che è Romania, Brindusia è anche un nome di fiore, quindi è come il crocus qui da voi. Ah, io volevo chiederti una cosa, sentendoti parlare, mi vengono in mente due domande. Allora, primo, questa tua sensazione molto forte artistica, no? Come l'hai vissuta questi, anche l'anno totale di inattività? Come ha influito sulla tua creatività? Per esempio, io sfortunatamente ho sempre un lavoro, perché ho perso lavoro per una disgrazia, praticamente ho fatto un intervento alla schiena e mi hanno licenziato, lavoravo in una clinica. Non mi hanno dato manco possibilità di avere un'altra collocazione, quindi insomma, nonostante il mio grande dispiacere, la mia disgrazia, io l'arte mi ha accompagnato in tutti i miei momenti difficili. Qua dietro c'è un quadro che l'ho dipinto proprio nel, tre giorni prima che io andassi a fare questo intervento ad Arezzo, perché purtroppo ho avuto un tumore. Ma io, la mia forza di andare avanti, la mia forza della creazione, di poter vivere della mia vita, praticamente un po' è tutto... si sta rilevando questo quadro. Che significa il tronco? Il tronco significa che la mia vita non lo so se continua o meno, però ecco, ho pensato che forse continua, perché se quel fiore, quell'orchidea selvatica,
cresciuta, comunque la vita va avanti e la nostra consapevolezza di poter andare avanti, la nostra forza interiore spera che possiamo andare avanti. Quindi poi ogni quadro c'ha un perché, magari dipingo modestamente, bisogna dirlo, però qualsiasi cosa ho fatto l'ho fatto con l'amore, con la passione e con la creazione interiore, ecco, ripeto, non ho studiato l'arte, però nel mio piccolo... L'arte che hai studiato te in qualche modo. Eh sì, diciamo che ho fatto io su me stessa un'analisi e certo, una mia esperienza artistica. Infatti a me l'altra domanda che ti volevo fare, mi piaceva molto questa cosa che tu, è un po' quello che diceva Picasso, no? In un cerco trovo, questa cosa che tu vedi il quadro prima di dipingerlo, che relazione senti, diciamo, nella tua anima, che evidentemente ha un posto così importante per te, no? Tra l'arte e la spiritualità. Beh, l'impatto nel senso proprio dell'orchidea. Sì, sì, l'impatto, diciamo, nell'arte è molto forte, perché io ho questo grande desiderio di creare ciò che mi sono. Perché non è uno. No, io non dipingo perché mi sono proposto, no, perché io sono, a volte mi capita 3 settimane e non riesco a dipingere niente. Certo. Perché non sono una professionista. Io sono un'artista autodidatta che dipingo solo quando ho quell'ispirazione. Se io mi viene questa, quando arriva la vena artistica, colori mi vengono di mente, mi alzo alle 2 di notte, scendo giù nella sala hobby e io dipingo là. Quindi per ispirazione. Dovrete essere così, Come per ispirazione. Così, come dico sempre, sei un artista arte, non un artista banco, ma. Diciamolo anche un artista spirituale, certo, perché solo quando ho quel forte sentimento e anche quella grande euforia di mettere sulle tele la mia arte, io scendo giù. Non c'è un giorno scelto, non esiste per me, perché un professionista dice io magari vado, dipingo oggi perché voglio dipingere questo. Io non potrei mai fare così, posso fare una firma quel giorno se voglio, ma non riesco. Non che io non posso dipingere di giorno, poco sì, riesco, ma non... Ecco, tutti i miei quadri sono dipinti solo, esclusivamente di notte. Un'altra domanda che mi veniva in mente, il tuo rapporto proprio con la notte, sei nata di notte tu? Mia mamma mi ha detto di sì. Allora, ecco perché, è molto bella questa cosa che racconti. Sì, sì, diciamo che io sono dell'ultimo giorno del segno della Vergine. Quindi 23? 22. Ah, 22. È l'ultimo giorno. Diciamo che... È in cuspide. Sì, sì, sono cuspide, prendo un po' di... Però ecco, l'arte è una cosa che mi ha salvata la mia vita, mi ha salvata il mio spirito, mi ha salvato proprio il modo di andare avanti. Purtroppo sappiamo oggigiorno chi rimane senza un lavoro, magari arrivano che diventano pure depressi. Io invece no, io che stavo malissimo, dicevo alla gente, non devi mai e puoi mai permetterti di stare triste, non esiste, la tristezza lo devi proprio, e io stavo male e stavo peggio di lei, allora ho avuto questa forza e questo coraggio di andare avanti, perché andare avanti è l'unica strada, se si può dire così, per poter proseguire. Beh, io direi andare avanti nella notte. Assolutamente. Direi, allora io farei un grandissimo applauso a questa artista meravigliosa. Spero che in qualche modo tutte le vostre energie di gioia ed emozioni che ci hai dato, ti tornino indietro centuplicate mille volte, grazie. Tu possa trovare tutto quello che desideri, a parte il successo, anche il lavoro. Il successo di meno, perché diciamo non sono un'artista, diciamo, molto famosa, lo sai. Dipingo modestamente, per adesso. Tutti i grandi artisti sono modesti, quindi. Ma però che dire, ecco, c'ho un grande sogno. Molto umile, non è vero che dipingevo modestamente. C'è un grande sogno. È umile, certo. Allora c'è un grande sogno, voglio arrivare a imparare a dipingere come Leonardo da Vinci, come Caravaggio, mi piacerebbe moltissimo. Ecco, è un grande sogno e spero di realizzarlo. Però tu c'è qualcosa che loro non hanno.
che è lo stile brindusce. anche io, diciamo, come si dice, anche loro, diciamo, una cosa che è difficile da raggiungere, perché loro erano proprio dei geni dell'arte. Parlare, se parliamo di Leonardo da Vinci, se parliamo di Caravaggio, se parliamo di Raffaello, se parliamo di Michelangelo, diciamo che stiamo parlando di un'arte che ormai è classica. Adesso noi parliamo di arte contemporanea. Anche il periodo di Rinascimento. Io aggiungerei Giorgione. La tempesta di Giorgione. Esatto. Comunque veramente rinnoci i complimenti per le cose meravigliose che fai e grazie. Spero che tutti questi fiori fioriscano per te e ecco. Grazie, infatti ho portato apposta questa mia piccola esposizione di fiori e un po' per arrivare, diciamo, un po' questa stagione di primavera. Una cosa volevo dire, ecco, se gentilmente mi vuoi dare quel... No, quel piccolino. Facci la valletto, dai. Sì. Allora, questo mio piccolo quadro. Perché lo vuoi presentare? Perché questo quadro fa la copertina di un libro di poesie di un poeta latinoamericano che si chiama Abner Viera Quesada. Questo quadro ha fatto la copertina di questo libro di poesie che è stato pubblicato in America Latina in Perù. E ovviamente, oltre che sta in Perù, ha fatto anche l'esposizione anche a Spagna, poi a Madrid, poi andrà anche in altri paesi d'Europa. Quindi questo quadro... È poetico, guarda, è poetico. Sì, rappresenta un po' ciò che lui ha voluto rappresentare. C'è una storia, questo quadro che, anzi, pure il poeta stessa lo può raccontare. Bella notte. E niente, è un po'... Vabbè, tutti bello. I miei quadri sono... Ti posso dire una cosa, Lucia, perché adesso Abner è stato del Perù e questo bellissimo quadro col libro suo è uno dei libri in questo momento che viene distribuito, perché ha vinto da poco questi premi, riconoscimenti in Perù. Lui ha vinto questo premio e adesso è uno dei libri che sono in tutte le scuole peruviane. E questo pensa a dove è arrivato il tuo quadro. Io veramente bravissimo. Veramente sì, sono molto contenta per lui. Io non ho ottenuto niente, manco un diploma per questo. No, però, la gloria, diciamo che è successo la gloria a Wagner. Se si produce, io direi Leonardo, scansa di gloria. No, però non importa, non importa. Io comunque il mio quadro c'è, il suo libro c'è? Se va per il mondo, l'arte sono contenta per lui. C'è, tutto va bene. Importante che si crei ancora, che l'arte va ancora più lontano. È questo che infatti io ti chiedevo una domanda, perché è molto importante anche un po', diciamo, lo spirito di Interno 4 è stato creato per questo motivo, cioè perché le persone si sentiano il fatto che siamo qua e perché le persone abbiano uno spazio gratuito dove si possono fare degli scambi senza stare alle logiche sempre di denaro, tu vieni però mi dai 50, tu vieni. Veramente uno scambio di emozioni, uno scambio di arte. Quindi insomma direi più scambio di emozione così. Sì. Allora adesso dopo... Lebano. Avevo gli occhi aperti, la mente chiusa, i sensi avviluppati su se stessi, il naso freddo, dita contratte sulla pinna immobile. Magari domani andrà meglio.
andrò meglio. Meglio di cosa? Quando? Chi? E allora le dita schiuse scriveranno versi, le labbra calde baceranno labbra, un'esplosione di passioni per sentimenti liberi tra gli occhi socchiusi. Vieni, 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 vieni. Non è mai pieno il vaso di Pandora. Maria Francesca Musca, Riflessi d'amore.
riempie la tua presenza il mio cielo, e nel tuo sguardo si perde il mio pensiero. Leggera una carezza sfiora gli anni, a risvegliare i colori smarriti del vento, come foglie palpitanti di sogni, come fiori che si rincorrono sulla scia di fragili steli. Sorride e sospira il mio cuore, mentre da tempo con te respira e culla ogni preciso attimo d'amore. Inizio di settembre, volevo bere whisky e una soda, e controsenso, suonai la moto ruggendo verso il pub. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo bella passi di gazella. Gilda, 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 fumando all'angolo del pub. Non solo un principe. Nuova notte di luccichi vagabondi nei cieli scuri dell'emisfero boreale, notte di San Lorenzo. Senza luna e senza nuvole, sfilacci di bagliori intensi, quasi comete. È breve notte di desideri eterni, abbracciati all'amata sulla spiaggia, notte i primi turbamenti in angoli distanti dalla folla, sorrisi, silenzi, sospiri, quasi nirvana, e ancora notte di fili indie nel cervello, asciami, indecisioni prive di senso, notte dell'ultimo verdetto per l'uomo che manca di difese. Invoca appigli pretestuosi, quasi giustizia. In questa notte di balconi aperti, dove l'afa ristagna indisturbata, oggi, stanotte, nemmeno chiedo aiuto alla leggenda e mi destino un ruolo di coerenza. Domani sarò principe del tutto o nulla. Perché si di montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimanere.